Il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara, insediatosi lo scorso 28 maggio, ha come obiettivo quello di supportare l'economia del territorio a seguito dell'impatto devastante subito a causa del coronavirus, con iniziative che mirano a coinvolgere attraverso il canale dell'imprenditoria femminile le imprese in tutte le loro fasi. L'imprenditoria femminile diventa quindi il mezzo e non il fine di un programma per un'economia che non fa distinzione di genere, se non nell'assorbire tutta quella creatività e determinazione di cui solo le donne sono capaci. L'Abruzzo si è confermata terza regione per iniziative femminili, per imprese femminili in Italia, e in particolare il territorio chietino. E questa è una cosa molto bella da dire, però anche che fa molto riflettere, perché significa che nella nostra regione l'attività dipendente comincia veramente a scarseggiare, quindi significa che le donne sono costrette ad attivarsi in imprenditoria privata. Ancora difficile oggi per le donne essere al vertice delle imprese, delle aziende? Beh, assolutamente sì, come abbiamo visto i dati ce lo dicono, nel periodo del Covid c'è stato un crollo delle attività dell'imprenditoria femminile. Questo perché? Perché chiaramente la donna si è occupata dei figli che erano a casa, che quindi non andavano a scuola, e quindi ha avuto l'onere e l'onore di avere più compiti, e questo fa sì che il tempo che resta è minore. Dobbiamo aiutare le donne che fanno impresa ad avere un'assistenza adeguata. Presidente, imprenditoria al femminile, la Camera di Commercio di Chieti Pescara crede molto sulle donne per sviluppare nuovi progetti, per guardare avanti? Penso proprio di sì. Le donne sono l'anima della vita, il motore del progresso, per cui sono convinto che poi abbiamo qui una presidente che rappresenta l'imprenditoria femminile, che è un vulcano. Io sono convinto che farà molto bene.